Sulle note di Bellagio di Tonno ha fatto vivere la magia del musical Notre Dame de Paris anche a Frosinone. È stato lui il protagonista assoluto del Festival dei Conservatori, che quest'anno giunge alla 7ª edizione e che ha visto, come di consueto, esibirsi vari gruppi e solisti di diversi conservatori italiani. La sua voce ci ha fatto innamorare del gobbo campanaro Quasimodo, innamorato della bella Esmeralda. Un debutto quello del Festival dei Grandi Numeri. Ottima padrona di casa, Mary Segneri, Frusinate e volto noto Rai. Sul palco il sindaco Nicola Ottaviani, che non ha potuto non rimarcare la bontà dell'iniziativa che si propone di portare alla ribalta la straordinaria realtà dei conservatori di Stato, offrendo un palcoscenico di primo piano in grado di valorizzare l'attività artistica dei giovani talenti che animano gli istituti di alta formazione musicale italiani. Il festival infatti è dedicato a gruppi e solisti composti da studenti di conservatori di musica o di istituti musicali pareggiati. È aperto a tutti i generi, compresi nelle grandi aree musicali del pop, rock, jazz, hip hop, cover e brani originali, ivi inclusi repertori di ispirazione etnica nazionali ed internazionali, popolari italiani, latinoamericani, caraibici ed altri. Insomma, non ci sarà davvero da annoiarsi.